Viste prima della partita, aveva detto che questo sarebbe stato un esame di alto livello per la sua squadra. Che voto le dà? Diciamo che un voto che si rifiuta, perché poi abbiamo fatto una grandissima prestazione e il risultato finale ci lascia un po' di amare coppia, quindi dopo aver fatto un buon esame il prof ti dà un voto di cui non sei soddisfatto e lo rifiuti. 23 o 24? Sì. Che cosa ha detto ai suoi ragazzi subito dopo la partita? Siete tornati sui gol sbagliati nella ripresa o comunque fatto loro i complimenti per la prestazione? No, assolutamente. Io c'era grande rammarico dentro lo spogliatoio, un bel segnale, perché venire qui a Vigorito contro il Benevento, giocare in questo modo, creare tante palle gol e giocare in questo modo con personalità, ho subito anche il momento del Benevento perché è una squadra di valore, ma noi ce la siamo giocata con la personalità giusta e di questo devono essere soddisfatti i ragazzi, non era semplice. Poi sulle situazioni da gol bisogna continuare, insistere, perché sono contento quando le creiamo e non quando non ci sono, quindi gli ho fatto solo i complimenti, ma andiamo avanti. Dal punto di vista estetico è stata una bella Cremonese, soprattutto nella ripresa, ripartenze rapide, pochi tocchi di palla rapidi e si arrivava in porta, ma forse da sottolineare anche la prestazione della difesa che ha concesso veramente, oltre a gol, solo due palle gol. Davanti avevano tanto fuoco loro e poi anche con l'ingresso della Padula, solo la presenza davanti ai miei ragazzi, un po' c'è stato in un certo momento un po' di timore, ma l'hanno gestita molto molto bene. Il campo si è aperto, noi abbiamo approfittato, abbiamo giocato in velocità ma anche nello stretto perché siamo entrati con alcune giocate di 1-2 di grande qualità e questo mi rende felice perché su questo lavoriamo e i ragazzi hanno la qualità per farlo e devono continuare a farlo. Sarebbe stato perfetto se in alcune di quelle giocate in velocità con 1-2 insomma ci fosse stato il gol. Mister, la risposta allo svantaggio è arrivata subito, è un segnale di grande convinzione nei mezzi della squadra. Sì, c'è stata una risposta subito, ancora una volta una buona giocata. E il gol, una ripartenza, ma la potevamo difendere meglio quella palla. La linea si era comportata bene, però con giusta reazione. E oggi direi che tutta la squadra ha mostrato grande personalità. La Cremonese si è presentata parecchie volte davanti alla porta avversaria, ma è mancato il gol in più. Dal suo punto di vista è mancata la qualità della finalizzazione. No. E così c'era successo con Vicenza, creando tantissimo. E a Terni pure abbiamo creato di meno, poi l'abbiamo realizzata. Bisogna continuare a creare, e non è una questione di qualità. Tante volte c'è anche il valore del portiere in alcune situazioni. Insistere, continuare a creare occasioni. E così a caldo una battuta su questo pareggio come va letto? Ma sembra che è un buon risultato, ce lo prendiamo, ce lo portiamo a casa e guardiamo la prossima. Comunque la prestazione, continua a mettere il focus sulla prestazione, una prestazione di alto livello, quindi contento di questo.